Ti do il benvenuto in questo video. Oggi parliamo di armonia. E se sei principiante, non è un video per principiante. Trovi sotto il video lezioni di fingerstyle per principiante, di ritmica. Quindi ti consiglio di iscriverti a giambirobruno.it, sia che ti occorrono accordi base, un ebook, quindi ti iscrivi giambirobruno.it principiante, sia puoi iscriverti a un livello intermedio, classica, quindi armonia, fingerstyle più avanti. E oggi infatti vediamo un giro molto diffuso che in do maggiore sarebbe sesto, quarto, primo e quinto. Sono stati fatti decine e decine di canzoni, no? In mi minore, do, sol e re. Anche nel corso solista, wow, c'è questa l'improvvisazione qui, do, sol. In pratica è un primo, quarto, quinto, sesto, no? Primo, quarto, quinto e sesto. Quindi è sesto, quarto, primo, quinto. È molto diffuso. Io l'ho estrapolato da un brano di Mango che mi è stato chiesto nei commenti. Non ho fatto il tutorial del brano, la rondine se non sbaglio. È in, se vedi qua lo faccio in si minore, sol, re maggiore, la maggiore. Quindi lo faccio in re maggiore, diciamo. Vedi, fatto a tre suoni. Inserendo degli abbellimenti armonici. Cioè alla triade. E la maggiore. Ancora particolare, bello, no? Quindi vedi come cambia, conoscendo varie possibilità di prendere gli accordi. Si minore, sol maggiore, re maggiore, la maggiore, si minore. Sol, re, la. Visto come si minore, senza muovermi, sol maggiore, ovviamente sono rivolti, no? La maggiore è un altro rivolto, poi. Re maggiore con la al basso. Si minore, sol, re maggiore, la maggiore. Si minore, sol maggiore, re maggiore, la maggiore.
se ti piace approfondire questo, visita giampierobruno.it sotto il video, qui sotto, ti puoi iscrivere a un livello intermedio, si chiama classica, qui dove ricevi lezione di fingessali, armonia. Se sei principiante, ti ripeto, un livello principiante, scegli nell'iscrizione. E lasciami un commento, una domanda, qualcosa. Se vuoi vedere più video, segui la playlist, ci saranno altri video di armonia come questo. Ne ho fatti tanti, tantissimi. Qui scegli quello che vedi, che credi dal titolo. O comunque YouTube ti mostra video in base a quello che tu normalmente preferisci. Qui ora nella video consigliati alla fine del video. E ti ringrazio per essere stato con me. Noi ci sentiamo al prossimo tutorial, lezione. Un saluto da Giampiero. Ciao.